Salve a tutti, let's player. Il mio nome è Anfargamer35 e siamo qui tornati su Rayman. Oggi continuiamo Blue Mountains. Anzi, nello scorso episodio abbiamo iniziato, penso che in questo lo finiremo. Penso che in questo episodio finiremo Blue Mountains. E se mi ricordo bene, questo livello è un inferno. Anche perché non mi ricordo manco tutte le gabbie. Non mi ricordo dove cazzo sono posizionate. Un paio me le ricordo sicure, ma ci sono alcune che proprio c'ho un vuoto di memoria in questo livello. C'ho che vi giuro, non avete idea. C'ho un vuoto di memoria in questo livello. Ah no, qua dopo. Minchia, non me la ricordavo quella vita extra, sinceramente. Cioè, sapevo che era posizionato lì, ma non mi ricordavo come spawnava. Fatemi controllare di sopra, infatti. Bravo lo scemo. No, questo livello mi è sempre stato un po' sul cazzo, mi è sempre stato. Che è veramente un bastardo, ma bastardo proprio, bastardo proprio con 3B. Su, i cacacani. E poi sei in mezzo, e morirei tutti. Io non so perché mi sono messo a parlare siciliano. Tutto parlare ermitano, mi sono messo a parlare. Vai! Purtroppo raga, delle volte ho certi... Boh. Voi direte, ma tu sei scemo, perché non hai completato adesso il livello? Raga, ho i miei motivi. Se voi, alcuni livelli, forse un paio di livelli in tutto il gioco, nel quale vi presenteranno due finali. Uno più facile e uno più difficile da raggiungere. E io ovviamente, non volendo fare il nabbo, perché di questo gioco sono un vero esperto, ho voluto farvi quello più difficile. Ecco fatto. Ora vatti a ricordare tutte le gabbie. Vatti a ricordare la posizione di tutte le gabbie. Mamma mia ragazzi, mi scoppia la testa al solo pensiero dovermi ricordare le gabbie. Ah sì, ok, mi sono ricordato. Zitti. Qui ce n'è una. Addirittura una volta, giuro, successe ragazzi, per sbloccare il mondo finale dovetti tornare indietro a recuperare questa gabbia che me l'ero completamente scordata. No, non era in questo mondo, era in Case of Scopes, era. Oddio, pure in questo, sì, perché era un casino. Che ricordo per finirlo la prima volta, quando l'ho finito per la prima volta da solo, dovetti andare a vedermi su YouTube le gabbie, dovetti andarmi a vedere. Perché era un bordello. Ci ho messo la bellezza di 13 anni a finirlo questo gioco, ma alla fine
ce l'ho fatta con un sudore, impegno ed edizione. Ho ottenuto il mio risultato. Vabbè, qui non c'è più un cazzo. Me ne posso anche andare. Forza, allora. L'altra gabbia è lì. Infatti mi ricordavo bene. Fatemi controllare se c'è altro. Ma non credo, no, non c'è un cazzo. Che scemo. Vabbè. Ok. Aspetta, sbaglio o c'era il fotografo? Per farmi la foto, non mi ricordo. Vabbè. Vai. Cosa è spawnato? Ho sentito quando il rumore di quando spawna qualcosa. Buonanotte. Ecco fatto. Ok, questo livello, vabbè. Ma perché più che altro poi spawnerà, mi sembra, una gabbia in quel punto dove adesso sono andato a saltare. Oh cazzo. Ah, ecco fatto. Più che altro più livelli più vita riesco a guadagnarmi, meglio è. Eccola, avevo detto bene che appariva una gabbia. L'avevo detto io. Ma più che altro in questo livello è che ho dei vuoti. Ho sempre avuto qualche vuoto di memoria ogni tanto. Oh
Ok, altre due gabbie. Dovremmo riuscire a prenderle in questo livello. Se non me ne sono dimenticata una nei livelli precedenti. Che se ricordo bene dovrebbero essere due per ogni livello. Dovrebbero essere. Vaffanculo. Cosa ho preso? Mi serve. Ah, ok, di qua arriviamo alla fine. E qua arriviamo alla fine, che dovrebbe esserci anche qua vicino un altro paio di gabbie, dovrebbero esserci. Ok, devo scendere forza di cose. Non mi prenderete mai vivo, sbirri. Ok, una gabbia è rimasta, che è qua. Ok, ok, non ne ho saltata nessuna. So dov'è l'ultima gabbia. È qua vicino. Andiamo a prendere l'ultima gabbia, raga. Livello completato. Sinceramente non me le ricordo. Ho sempre avuto, ripeto, dei vuoti di memoria in questo livello. Ho sempre avuto. Che sia riuscito a recuperarle tutte. È stato strano, sinceramente, perché non me lo sarei mai aspettato una cosa simile. Vai, vai. Battere. Yeah! Livello completato. Sono un vero coglione. Va bene. Abbiamo preso tutte le gabbie, anche qui. Adesso, vabbè, ah, c'è il nuovo punto di salvataggio. Ma non salvo adesso. Questa è la zona del boss. Questa, ragazzi, è la casa di Rayman. Questi sono i suoi genitori e questo è suo fratello. Il musicista regala a Rayman il potere del super elicottero. Il bello, ragazzi, c'è uno youtuber che ha... Praticamente questo è uno youtuber americano che ha fatto dei video di Rayman. Ha fatto, diciamo, dei video animati, nel quale c'era proprio questa scena. C'era il musicista, al posto di dargli la pozione per il super elicottero, gli dà la canna. Gli dà la canna e praticamente gli dà una canna che quando se la fuma e praticamente inizia a vedere cose che non esistono e praticamente finisce sotto l'SD. Magari, ragazzi, facciamo anche un bel video reaction. Quando sarà che mi arriva la videocamera, ci faccio un bel video reaction su quel video, ragazzi, perché è una cosa assurda. Comunque la serie si chiama Rayman Rendimation, se volete andarvela a vedere. È fortissima. Prima presa.
attenzione. Vai, 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 vai. Allora qua vicino c'è l'altra gabbia, più o meno, qua vicino. Eccola, qua vicino. Oh, presa. Ok. Una bella botta. Oddio, sto livello, raga, pure non è che scherza. Già che ci siamo, ragazzi, mo che finiremo questo livello, potremo anche andare a recuperare la gabbia mancante. Io sperando che la batteria, comunque la memoria dell'hard disk, ce la faccia. Anche se, essendo abbastanza veloce nei miei gameplay. Scusate! Scusate ragazzi, mi è uscito così, non lo so come mai. Ok, allora proprio io veramente ho dei seri vuoti di memoria su questo gioco, porca miseria. Cioè, non tanto sulle gabbie, perché avete visto che problemi con le gabbie non ne ho avute finora, ma quanto sul fatto dei livelli. Ho dei seri vuoti di memoria, porca troia. Nonostante tutto l'ho giocato, rigiocato e rigiocato fino all'estremo delle forze, l'avrò fino a 50.000 volte questo titolo, e ancora adesso non mi ricordo i livelli. È grave la cosa, ragazzi. È grave proprio. Oddio, grave per poco dire. Se fosse queste, le cose fossero queste, le cose più gravi. Le cose veramente serie. Che dovremmo dire? No, 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 no! Ma vaffanculo, va! Che cazzo! Ah, ce l'abbiamo fatta! Mancano due livelli, mancano. Due livelli. Ancora.
cazzo. Vai, vai. Continua. Ah, vaffanculo. Allora, no, no. Avevo... Ricordo qua sotto una gabbia, ricordo. Ah no, più avanti era scemo. Era scemo di guerra. Che cazzo. Allora, prima di andare avanti... Ok, manca solo una gabbia che si trova verso la fine del livello. Calma. Ce l'abbiamo fatta. Ma vaffa brodo, va. Ed ecco c'è il boss. Arr. È il momento del boss. Da bambino questo boss, non dico mi faceva paura, però era inquietante quando ti guardi del livello in cui ti inseguiva. Palle. Cazzi. Arr. 4. Si muove le palle e diventa più inutile utilizzarle. Quello che mi sembrava velocissimo. Fatto. Ah! Vabbè, dai. Ah!
1 contro 1, 1-1, dai. Uno dei due dovrà morire. E non sono di certo io. Vai. Battuto, che avevo detto, scusami, mi voglio morire. In poche parole, abbiamo liberato lo spirito. Buono. Mamma, che... Sì. Ok. Adesso l'ultimo potere, la velocità. Sì, a quanto pare sono piaciuto e sono tornato. Nulla di più. Vicino sicuro che è stato divertito con loro. Ok. Quindi abbiamo il potere della super della velocità. Oh, finalmente. Yeah. Adesso andiamo a recuperare la gabbia mancante e poi. E poi arrivederci e grazie, ci vediamo nella prossima puntata. Eccola! Ed ecco l'ultima gabbia. Adesso torniamo indietro. Ecco fatto, abbiamo recuperato tutte le gabbie. Ok, andiamo a salvare. E nel prossimo episodio iniziamo Picture City. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi ricordo sempre di lasciarmi un bel commento, un like, di continuare a iscrivervi al canale, di commentare, di condividere, di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video futuro. E di passare da tutti i miei social, i link che trovate in descrizione. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo gameplay.